Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione. Terminato il restauro del Polittico di Pietro Lorenzetti del 1320, che trova spazio nella Pieve di Santa Maria ad Arezzo. La tavola, opera a tempera e oro, da tempo era nel laboratorio studio ricerca di Arezzo per un complesso intervento di recupero. La pala, costituita da 5 elementi, ciascuno dotato di uno scomparto superiore e di una cuspide dipinta, con le parti centrali di maggiori dimensioni, è stata sottoposta ad un lavoro paziente che ha permesso di riportarla alla luminosità pensata in origine da Pietro Lorenzetti, tale da illuminare nelle sue intenzioni una chiesa normalmente buia come lo erano spesso le chiese medievali. Ora nell'opera manca solo il trattamento antitarlo. La ricollocazione ufficiale è prevista per l'8 novembre con una messa celebrata dall'arcivescovo Riccardo Fontana e dal parroco della Pieve, Monsignor Alvaro Bardelli. Si è svolta anche quest'anno, per quanto in forma ridotta per via dell'emergenza Covid-19, la festa del perdono a Terra Nuova Bracciolini. Don Enrico Gilardoni, parroco di questa grandissima comunità dispiegata in 10 parrocchie ed altre chiese sparse, che si ritrova unita nella festa del perdono. Sì, quest'anno è una non festa del perdono per motivi che ci possiamo immaginare collegati alla diffusione del virus, però abbiamo cercato comunque di mantenere alcune iniziative tipiche di questa festa proprio per lanciare un messaggio di fiducia, di speranza, di coinvolgimento, e perché le persone in qualche maniera, sia ragazzi che famiglie, venivano coinvolti e quindi ecco, abbiamo comunque mantenuto queste cose, adattandole un po' nell'orario e nelle modalità. Infatti, tradizione vuole che la parte religiosa, ecco, della festa del perdono, ossia l'esposizione della venerazione del corpo risentito, cominci il sabato sera al termine della messa e finisca il martedì, quando si conclude sostanzialmente la festa. Quest'anno, non essendoci di fatto un aspetto di festa che coinvolge tutto il paese per 5 giorni, eccetera, nel tentativo di permettere alle persone durante i giorni che abitualmente sono lavorativi, invece di venire, ecco, in chiesa, comunque di essere partecipi delle attività della parrocchia, abbiamo anticipato al venerdì, in maniera che la giornata del sabato fosse interamente a disposizione per la visita alle spoglie di Santito. E anticipando la chiusura a lunedì sera, che comunque è giornata lavorativa e comunque permetterà il giusto, ma insomma ecco, chiudere la domenica era un po' troppo poco. Quindi ecco, normalmente succede che ecco, c'è la messa principale dove viene esposto il corpo risentito, c'è la preghiera apposita composta da Monsignor Vignone negli anni 30, che diciamo con l'italiano del tempo, però molto attenta alle varie situazioni, alle varie strati della popolazione, alle varie esigenze, direi molto, molto centrata, per cui ecco, nel Santino abbiamo riportato questa preghiera. Poi c'è libera, come dire, in questa situazione, ecco. Lascio semplicemente la chiesa aperta perché le persone possono entrare e in maniera un po' silenziosa si rimetterà a posto nel luogo consueto. E ieri mattina Monsignor Riccardo Fontana ha presieduto la messa d'ingresso di Don Basilio Baches nella parrocchia del Sacro Cuore Santa Teresa Margherita Redi in Arezzo. Andiamo a sentire proprio le prime impressioni di Don Basilio. Oggi lei ha fatto il suo ingresso ufficiale nella parrocchia del Sacro Cuore di Arezzo. Quali sono le sue considerazioni in relazione a questo nuovo importante impegno? Ecco, di vivere insieme, di costruire insieme, camminare insieme, per creare questa unità, questa comunione tra tutti noi, per essere una chiesa una, ma anche santa. Lei ha chiesto 3 C alla comunità, ce ne può
dire quali sono. Prezzi, la collaborazione, la comunione e la carità tra di noi, la comunione tra di noi, la collaborazione tra di noi per essere uniti. Ecco, nella la parrocchia del Sacro Cuore è una parrocchia della città di Arezzo, quindi anche in relazione con le realtà vicine, come cercherete di impostare il lavoro, visto anche le tante realtà che sono all'interno della parrocchia, penso agli scout, le comunità del cammino neocatecumenale, eccetera. Sì, sì, ecco, la Chiesa ci è posto per tutti, eccoci, solo come ho detto di formare una comunione, no? Siamo come una composizione di fiori diversi, ma insieme diventa la Chiesa più bella, più ricca. E sempre proseguendo con il calendario degli ingressi, questa sera alle ore 21 Monsignor Riccardo Fontana presiede la messa di ingresso di Don Johnson Cova Cunnel nelle parrocchie dell'unità pastorale di Tregozzano e Puglia. La celebrazione si svolgerà nella chiesa di San Michele Arcangelo a Tregozzano. Dallo scorso 24 settembre e fino al 6 ottobre i genitori dei bambini iscritti all'anno educativo 2020-2021 possono presentare la domanda di prolungamento dell'orario fino alle 17.30 agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali che lavorano in presenza. La domanda deve essere presentata tramite il modulo che si trova online sul sito del Comune di Arezzo. Dopo la partenza ufficiale delle scuole, vista l'emergenza Covid che prosegue e non accenna a diminuire, per favorire la salute ed incentivare l'attività motoria all'aria aperta, Scuola Pio Borri e FIAB Arezzo mercoledì 30 settembre ripartono con il pedibus, accompagnando gli alunni a scuola a piedi. Il ritrovo è alle 7.40 nel piazzale della PAM in via Calò. Un corso per addetti alla manutenzione dei giardini storici che si rivolge a giovani rifugiati accolti presso i centri SPRAR e giovani fra i 18 e i 29 anni che al momento non studiano e non lavorano. L'iniziativa si chiama Germogli ed è promossa dalla Direzione Regionale Musei della Toscana e dall'Università degli Studi di Firenze, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un'inedita occasione di educazione ed orientamento professionale destinata a 14 partecipanti. Il corso è completamente gratuito e non prevede una selezione basata su titoli e o esperienze pregresse. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a edu@stazioneutopia.com. È tutto con questa notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. We'll be right back.